Tanti cuori, così tanto affetto, così tanto calore, grazie, grazie, la vita fa sempre un ciclo ai ragazzi e poi a un certo punto si chiude e se quel ciclo ha tolto riporta di più. Voglio lasciarvi il mio messaggio molto conciso, forte e conciso. Siamo arrivati in un punto particolare di questa battaglia, ragazzi, un punto dove dobbiamo cambiare armi. E c'è qualcuno che l'ha capito, voi l'avete capito, i ragazzi qua lo hanno capito, questa sera è stato un grande esempio, da questa piazza abbiamo lanciato un'onda d'amore, vedete? Un'onda d'amore che è andata, va, si moltiplica e cambia l'atmosfera del campo. Dobbiamo portarli a combattere nel nostro terreno d'amore. Dobbiamo portarli via da là, uscire dalla protesta, dalle solite cose, dalle solite grida, dal solito reagire. Ragazzi, loro non hanno altre armi, le avete viste, le hanno giocate tutte. L'arma che gli è rimasta è l'unica che hanno, la paura. Tutte le volte che ci vogliono portare nella paura e ci riescono, noi gli abbiamo dato da mangiare. Allora dobbiamo cambiare strategia, ragazzi. Io vi scongiuro, sorelle mie, fratelli miei, nella guerra, dobbiamo cambiare strategia. Adesso dobbiamo combattere veramente con quell'arma che abbiamo, col cuore. E può sembrare una barzelletta, può sembrare cosa da poco, ma se c'è una via per far sì che questa gente tolga le mani dalla nostra vita e fare in modo che la nostra vita diventi un campo d'amore alto, una frequenza alta, perché loro lì non ci possono stare. E allora l'invito che vi faccio, ragazzi, è stasera... darò il mio umile contributo dopo tutto questo, ragazzi, non è facile prendere il microfono in mano, però lo faccio volentieri, anzi do tutto fino alla fine anche questa sera. Quello che dobbiamo fare è creare dei detonatori, degli amplificatori, diventare sempre di più delle persone che emanano una frequenza alta. Dobbiamo cambiare la frequenza, ragazzi. Hanno sgomberato i porti e hanno sgomberato i luoghi dove si stava creando una frequenza alta per riportarla giù, non perché serviva a far passare i camion, ma perché lì si cominciava ad emanare quella frequenza lì, quel messaggio lì. L'abbiamo capito, li abbiamo visti, l'abbiamo capito. Allora ogni occasione, quando ci ritroviamo in piazza, deve essere un'occasione per vibrare, per andare su, per ricordarci da dove veniamo, ragazzi. La nostra vittoria è un ritorno a casa. Allora, questa sera voglio invitarvi a fare una cosa spettacolare, una cosa che ci faccia, lo devono vedere, che siamo diversi, ragazzi, lo devono vedere, che noi quando ci uniamo siamo anche un po', passatemi la parolaccia, un po' coglioni, perché reagiamo, ma siamo meravigliosi dentro. E allora io vi invito tutti ad accendere la luce del vostro telefonino, a creare un firmamento, perché gli dèi ci devono vedere, ragazzi. Illuminiamo tutta questa piazza, tante lucine, tante lucciole, come quando d'estate, quando Afrodite comincia a maturare nei campi di grano, cominciano a uscire le lucciole. Ed eravamo bambini quando l'abbiamo scoperte. E quelle luci hanno mosso i nostri sogni. Ci hanno fatto ricordare di un mondo lontano che forse era stato allontanato, forse qualcuno aveva provato a togliere. E invece la natura continuava a darcela. E noi siamo qui oggi e ci accendiamo. Le piazze devono essere un momento nel quale l'uomo e la donna si accendono. E si sentono tutti parte dell'unica famiglia che è questa, l'umanità. E allora d'ora in poi vi inviterò a fare sempre queste cose, ad accenderci, a stare vicini. Se avete una mano libera, prendete la mano della persona vicino, entriamo in contatto, facciamo circolare questa cosa. È una cosa leggera, è una cosa che messa di fronte a quello che fanno dalle altre parti, dice: ma guarda questi quattro sfigati cosa fanno, si tengono per mano. E invece, ragazzi, sentite che bellezza che c'è, guardatevi attorno. Ecco, questa cosa qui è il nostro detonatore d'amore. Dobbiamo far uscire questa cosa ogni volta. E quando tenete per mano una persona, provate ad ascoltarla. Quella persona con quella mano, in silenzio, vi racconta come sta. E oggi, ragazzi, chiunque di noi
se si confida con la persona che è vicino, racconta la storia d'amore più bella dell'umanità. La storia di un'umanità che si è ritrovata ad un certo punto a essere brutta, sbagliata e cattiva, a essere abbandonata, messa da parte, a essere costretta a rinnegare se stessa. E questa parte d'umanità per un attimo un po' ci ha creduto, un po' si è trovata confusa, poi un po' alla volta un sussulto è nato, c'è stato un movimento, qualcosa dentro di profondo. E si sono cominciati a guardare negli occhi e hanno cominciato a sentire che no, non è un metterci da parte, qui tutto ci sta spingendo realmente a dire chi siamo. E allora nell'aria è passata una domanda che si muoveva, come si muove Zefiro, questo vento particolare, e diceva: ma siete all'altezza della vostra libertà? Siete all'altezza della vostra libertà? E questa umanità ha ascoltato un po'. Ascoltato un po' e le loro lucine hanno cominciato a dare una risposta, hanno cominciato a oscillare e si sentiva, era un sì leggero che prima partiva da davanti, poi andava anche dietro e si sentiva, diventava un sì, ma un sì silenzioso. L'arma più potente che abbiamo è l'amore silenzioso, è l'amore di una mamma verso il bambino, che la fa svegliare alle 5 di mattina per andare a vedere se ha dormito bene, perché quando è andata a letto la sera stava un po' così e così. È il gesto di quella mamma che gli prepara la colazione e di quel papà che è lì nel letto ma con un orecchio sente e poi si alza e va a creare la sua opera. L'amore silenzioso, ragazzi, è l'arma più potente che abbiamo. Si dice, compiamo dei gesti d'amore invisibili, che non si vedano, perché quella sostanza lì prende delle vie particolari e va. Oggi siamo realmente chiamati a dimostrare che siamo all'altezza della nostra libertà, che siamo capaci di ospitare questa grande forza che abbiamo dentro. Loro, ragazzi, dall'altra parte sono brutti e cattivi, lo vedete, però da un certo punto di vista basterebbe semplicemente dire che sono diversi. Dobbiamo capire la nostra diversità. Dobbiamo capire qual è il nostro terreno, dove vogliamo stare. E in questa bella storia, io che osservavo e partecipavo come voi da dentro, ho visto che un po' alla volta questa certezza è arrivata. Il mio invito, ragazzi, è questo. Tenetevela sempre stretta questa certezza. La nostra vittoria non sarà andare a strappare un Green Pass. Quello sarà una conseguenza. Quello sarà una conseguenza, la nostra vittoria sarà aver capito chi siamo e che cosa vogliamo. E possiamo essere diversi, avere idee diverse, colori diversi, possiamo litigare col vicino perché ti fa Sampdoria mentre tu sei del Genoa, possiamo fare qualunque cosa, ma c'è un aspetto che ci ritroverà sempre comuni ed è da lì che dobbiamo partire ed è da lì che siamo partiti. Esiste una sola famiglia, si chiama umanità. E quello che sentite in quella mano è il sangue che sta passando dentro a tutti i cuori. Adesso, ragazzi, ci saremo 4, 5 mila, non so quanti siamo, ma c'è un unico cuore che batte, è un unico ritmo che suona. Questo, ragazzi, è il nostro ritmo di guerra, una guerra silenziosa, una guerra amorosa. Vogliamo andare nelle piazze? Andiamo a portare il silenzio, andiamo a portare delle note, andiamo a portare questa cosa qua, perché questa cosa qua è l'unica cosa realmente inarrestabile. Siamo arrivati liberi su questa terra, liberi torneremo a casa con tutto l'amore che posso. Sentite, grande, bravo, sempre. State ancora qua, non andate via? Vogliamo provare a fare un silenzio totale per un minuto, lo faccio fare nei boschi ai bambini. I bambini arrivano nei boschi, no? Allora si aspettano di vedere il lupo, il cinghiale, il capriolo, il daino e la faina che li saluta. Poi entrano nel bosco e non vedono niente, no? E io dico, ragazzi, non è che non vedete niente perché non c'è niente. Non vedete niente perché
dovete diventare Bosco. Voi non siete Bosco, quindi non lo potete vedere. E allora invito i ragazzi a provare a fare il silenzio, a chiudersi lì e ascoltare il suono che si muove nell'aria. Se volete possiamo provare. Coi bambini più di 20 secondi non gliela si fa, però magari riusciamo ad arrivare a un po' di più. Però vi invito a fare una cosa, ragazzi, proprio un silenzio anche di luci. Se prima l'abbiamo accese, adesso vi invito proprio anche a chiudere gli occhi. E tenete le mani, tenete tutte le mani. Prendetevi proprio per mano. Se qualcuno è particolarmente intimo, può anche abbracciare una persona, può anche mettersi nell'abbraccio. Pensate, è la cosa che hanno cercato di fare in tutti i modi, ragazzi. Hanno provato a proibire l'abbraccio. In futuro questa cosa verrà ricordata come un grande crimine contro l'umanità. L'abbraccio è una cosa potentissima. Quando abbracciate una persona, date la possibilità ai loro cuori di confidarsi delle cose sottovoce. I cuori si raccontano delle cose incredibili. Io adesso spengo anche il microfono, mi vengo a unire lì a voi. Poi quando mi alzo, vedete i miei capelli che fanno così nel vento. E ci possiamo anche alzare, liberiamo un bel applauso, ognuno applauda la propria celebrazione. In questo momento avete mamme a casa, persone che da questa vicenda hanno anche lasciato questo piano, persone che stanno combattendo una guerra proprio adesso, persone che invece sono riusciti a fare un passo in più, anche a sopravvivere. Ecco, in quel momento lì mandate tutta quella luce a tutte queste persone. Ok? Io vi amo profondamente. Anche noi! Anche noi! Anche noi! Ci sono, dai, con tutti, con tutti. Thank you.